Douglas MacArthur, eroe del Pacifico, è morto all'ospedale Walter Reed di Washington. Aveva 84 anni. Generale di brigata nel 17, la sua condotta al fronte gli fece una medaglia d'oro. All'epoca della grande crisi presta giuramento come capo di Stato Maggiore e potenzia le forze armate alla luce delle mire espansionistiche del Giappone. Il disastro di Pearl Harbor nel 41 è una drammatica testimonianza del suo intuito. MacArthur assume il comando in Estremo Oriente. Dopo i primi smacchi, sbarca a Guadalcanal, nelle isole Marshall e Marianne e infine a Manila. La vittoria è vicina. Il 2 settembre 1945, la corazzata Missouri getta l'ancora nella baia di Tokyo. MacArthur diventa il Mikado Bianco. In sua presenza i plenipotenziari giapponesi firmano la rese incondizionata. Ma un'altra guerra lo chiama, la Corea. Al suo ritorno, New York gli tributerà il trionfo a Broadway. Anni del silenzio e delle polemiche. Kennedy lo riceverà alla Casa Bianca. È un po' il definitivo commiato di MacArthur. Il proconsole dell'Asia entra ora nella storia degli Stati Uniti.